Ciao ragazze, bentornate sul mio canale a tutto tondo V&D. Oggi video diverso, ma l'avevo già annunciato e avevo chiesto appunto se poteva farvi piacere. Finalmente oggi è arrivato l'ultimo, si sta muovendo tutto. Ok, oggi è arrivato finalmente l'ultimo pacco che aspettavo, perché mi è arrivato uno ieri, ma mi è arrivato tipo con pochissime cose, tutta carta, e quando ho letto la lista, infatti ho chiamato e ho detto se per caso si erano sbagliati. Mi hanno detto che alle 4, insomma nel giorno di oggi arrivava l'altro, quindi ce l'abbiamo qui. È cartonato perché questa azienda Holland, ok, chi vive in Inghilterra, ecco, avevo scritto ok dei prodotti che mi erano arrivati. Chi abita in Inghilterra lo conosce molto bene. È un store, ma ce ne sono diversi qua che hanno tutto a un pound o meno, quindi o un pound o 99 e a volte anche meno. Un anno fa avevo fatto un piccolo video di Pound Shop, che appunto sono simili, ma avevo acquistato veramente molto poco. Adesso ho acquistato un bel po' di roba e tutta di marca, e visto che la maggior parte delle cose che sono contenute in questo scatolo li trovate sicuramente anche in Italia, anzi fatemelo sapere. Vabbè, non badate perché ho il mio intruglio in testa. Ok, quindi ho detto ma sì, dai, visto che comunque mi avete anche incoraggiata dicendo che vi poteva far piacere, quindi mettetevi comode se avete un caffè, un tè, magari popcorn, non lo so, perché credo che sarà un po' lunghino. Vi prometto che quello che posso tagliare lo taglio, altrimenti no, insomma, ecco. C'è mio figlio, sta guardando un film. Ciao. Sono le 5:30. Sì, 5:30. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, leggere, compiti, compitini, eccetera, eccetera, anche se veramente i compiti qua li danno una volta a settimana, il venerdì, e si riportano il mercoledì, ma questa è una storia a parte, se vi può interessare me lo scrivete. Ragazzi, è meglio iniziare perché veramente la lista non è tantissima, però magari mi devo soffermare a spiegare, a dire, ok? Allora, innanzitutto vi faccio vedere quello, le cose qua. È semplice, soft, ok? Sono due rotoloni di Scottex, quindi semplicissimo. Non è una marca, è soltanto per così. E l'ho pagato appunto un pound. Adesso mi sa che tutta la roba la rimetto qui. Se c'è qualcosa che costa diversamente o se c'è qualche offerta ve lo dico. Un pound corrisponde a 1,15 euro, dovrebbe essere un sì, non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere, allora lo scriviamo lo scriviamo subito, una sterlina in euro, 1,16 euro. Ecco qua, che può sembrare tanto per voi, ma per noi è pochissimo, un pound. Questa perché la uso tantissimo, perché io uso tanto il forno. Ok. Il Colgate, che tutti sappiamo esserci in Italia, e mio marito, l'avevo forse già spiegato, gli piace solo questo. A me piace variare sinceramente, però ci troviamo bene, quindi lo prendiamo. Anche Daniel sta usando questo, quindi va bene così. Non so se ne ho preso uno o due, non ricordo. Ho preso queste, volevo prenderle di una marca, ma non c'erano, erano terminate e non mi dava la possibilità di prenderle online, dovevo recarmi nello store, e quindi ho detto chi se ne frega, compro quelle normali, che mi ci sono trovata anche sempre molto bene, scusate, e quindi ho detto ma sì, prendiamo queste qua. E sono le classiche tavolette che vanno dentro, perché in Inghilterra i bagni sono tutti fatti con questo sistema, e quindi
lo metto dentro e una settimana più o meno dura, poi dipende, insomma questo qui di sotto dura un po' di meno perché lo usiamo più spesso, in camera, nella mia camera, un po' di meno, ne ho un po' di più, scusate, e sono due, uno bianco e uno blu, l'ho fatto già vedere, dun dun dun. Ok, andiamo avanti. Mi sembra, sì, ho preso gli spazzolini della Colgate perché mio marito li mangia, non li usa, li mangia proprio, e quindi ogni mese gliene devo comprare uno, ma anche due, non da tre, uno nel senso uno, quindi vabbè, questi sono della Colgate e anche in Italia ci sono. Ok, rimetto tutto qui perché è finito il contenuto di questo scatolo e apriamo l'altro, che è quello un po' più che mi preoccupa di più perché è quello più pieno. Ok, a me di fatto piace molto vedere questa tipologia di video perché appunto mi piace confrontarmi o comunque ricevere emozioni o consigli. Allora ho detto, ma sì, sicuramente le ragazze apprezzeranno perché molte cose ci sono anche lì. E infatti questo è strapieno. Allora, cominciamo a mettere. Allora, vado a random, ragazzi, perché sennò. Allora, sono tutti chiusi così. Quindi, ok, abbiamo un po' di profumi. Questi non sono di marca, li ho presi perché due costavano un pound e poi quelli di marca. Allora, partiamo da Intu. Vabbè, sono scocciati, non vi posso dire la profumazione, ma sono buoni, li avevo già presi tanto tempo fa, la prima volta che venne qua, insieme a Impulse, che c'è anche in Italia. Praticamente questi due un pound e ne ho presi due fragranze diverse, ce n'erano veramente tantissime, ma ho detto vabbè, mi mantengo, e ho due di queste, quindi due pound per quattro confezioni. Poi ho preso il Dry Comfort, che sicuramente ci sarà anche in Italia, che è della Nivea. Qui è scocciato tutto perché per non farlo spruzzare, suppongo. Comunque eccolo qua. E fatemi sapere se c'è anche in Italia, ma credo di sì. Ho preso uno per me e uno per mio marito. Suppongo che ce ne siano ancora, però non mi ricordo. Eccoli qua. Poi, oddio mio, che non so dove andare a pescare. Basta che non buco qualcosa. Ok. Appunto, ho detto basta che non buco qualcosa, però. Ok, allora, sì, c'è un po' di roba mista. E anche tanto, tanto tipido. Daniel, per favore, mi prendi questo filaccio che c'è in cucina? Per favore, allora, un po' di roba mista, allora, cominciamo. No, questo filaccio, mamma, questa è la pezzetta. Ah, scusate, raga, ho fatto spaventare. Ok, ci siamo. Poi scriverò un'email chiedendo come mai il prodotto. Allora, ce la faremo. Allora, questo c'è sicuramente in Italia, che ormai si è bagnato. Fairy. E l'ho preso al pomegranato. Oddio, in italiano. Melograno. Al melograno mi trovo bene, mi piace l'odore, mi piace proprio l'odore che lascia, però il mio preferito è quello al limone o quello classico. Poi compro questo che sicuramente no, le mamme, le mogli, vabbè anche le ragazze insomma conoscono molto bene, che è Ace Gentile per i colorati. E 700 ml un pound, cosa che se lo vai a comprare alla Tesco, per esempio qui un altro supermercato grande dove hanno prodotti di marca, a parte che non mi ricordo se lo trovi, ma però ti costa tipo 3 pound, cioè 4 euro, un po' come in Italia. Ok, poi ho preso questi qui del Easy. Li ho presi perché appunto ne uso un po', allora mi preferisco farmi la scotta. Allora ho preso questi qui che erano
due pacchetti, cioè due confezioni, un pound. Quindi ho deciso di prenderli. Sono buoni lo stesso. Quello del Fairy è soltanto, cioè, una coccola che io mi faccio perché mi piace l'odore, ma niente di più. Poi passiamo a shampoo. E ce n'è un altro di shampoo. Sono sempre di marca. Ok, Nivea Rose, alle rose. Questo è uno shower cream, quindi è un bagno doccia, un bagno schiuma, un bagno come vi pare, insomma. Mentre ributtiamo tutto qua. Ok, questo qui ho preso sia shampoo che balsamo della testa nera, tutti conoscete, e c'è anche appunto in Italia. Mi piace, è per proteggere appunto i capelli colorati. Io ho la tinta, anche se adesso sto scaricando tutto, però mi sono sempre trovata bene e quindi l'ho preso. Troverete anche magari lo shampoo, sì, quello è il balsamo. Questo lo metto per qua, spero che non trovo altri pacchi rossi, perché... vabbè. Ok, ho preso un po' di roba. Vabbè, ragazzi, ecco qui lo shampoo, questo è lo shampoo che vi dicevo, ho cercato di prendere combinato e questo. Poi ho preso della Nivea per le mani, ho preso quello che ho trovato, Cashmere, non l'ho mai usato, non lo so, non ho idea, se l'avete già usato fatemi sapere. Ne ho presi due, non costavano, cioè uno un pound, uno un pound, ovviamente, cioè non erano a pacca, insomma insieme. Poi ho preso il shower gel, quindi il bagno doccia schiuma della Nivea, che mi piace tanto, lo usavamo anche in Italia se non sbaglio, o mi confondo con l'altro, comunque gli piaceva e lo usa ogni tanto, devo dire, perché lui con il bagno schiuma non ci va d'accordo, mio marito, perché ha la pelle troppo delicata e l'unico bagno schiuma che può usare è Dove, però di solito usa il sapone. Però non aveva avuto problemi con questo, anche se è abbastanza schiumoso, cioè non è proprio delicatissimo, però dice che si trovava bene e quindi l'ho ripreso. Uno. Aspettate. Io spero che... ok. Apriamo quest'altra busta. Ok, anche qui prodotti. Anche qui è bagnato, cioè non capisco per quale motivo, che cosa hanno combinato. Allora, il Cif multiuso, quindi io lo uso veramente da tutte le parti, tutte le superfici. La mia cucina ha il piano di cottura bianco, cioè è una cosa che mi perseguita. E quindi ho preso questo perché mi trovo bene, ha una buona formula e poi comunque pulisce. C'è niente da fare. Questo poi il succo del discorso. Poi ho preso, aspettate ragazzi, cioè che video di me, ma si può, vabbè, acqua fresh, il fresh mint. Volevo prendere quello della, come si chiama, Listerine arancione, citrus e qualcos'altro. Però poi ho detto, vabbè, visto che anche mio figlio lo usa una volta, una o due volte a settimana, ho detto, vabbè, prendiamo un sapore fresco che non irrita tanto, comunque non è tanto aggressivo. Poi magari quello non è aggressivo, non lo so, però ho pensato che, che potesse avere un gusto che a un bambino non può piacere, quindi sono andata sul classico. Questo ragazzi è 500 ml. Che profuma di ace. Comunque, questa è l'ace che è caduta, suppongo. Adesso mi si scolorirà il mio coso qua. Vabbè. Ace per chi, insomma, per i panni bianchi. Ma ragazzi, ma che è sta roba? Comunque, un litro, un pound sempre.
Io la uso molto per i panni di mio figlio, cioè per le magliette bianche, le polo bianche e le camicie per la divisa scolastica. Ok, poi abbiamo, aspettate, abbiamo un bagno schiuma. A me, allora, cioè, io tra il bagno schiuma e il detersivo per la lavatrice, per me ne comprerei tanto. Il bagno schiuma di varie forme, misure, no, però dico di tanti sapori diversi, tante fragranze diverse. Ho voluto prendere questo qua, camomille e bambù, insomma latte di, vabbè, leggete, fate prima. Ed è dell'Imperial, è una marca che va molto qui, non so se c'è in Italia, forse sta arrivando, non lo so, non vorrei dirvi una bugia, però è molto buono, va molto qui in Inghilterra, cioè è una marca che va molto. Poi ho preso uno shampoo strawberry alla fragola, è un condizionatore, quindi un balsamo della L'Oreal per bambini, perché mio figlio sta cominciando ad avere i capelli crespi, perché i suoi di origine erano ricci, quindi adesso quando diventano troppo lunghi fa fatica comunque a pettinarli. Allora ho deciso di prendere un bagno aiuto, un balsamo che non è troppo aggressivo e che comunque rimane bello profumoso, insomma non di quelli che usiamo noi adulti, ecco questo. Mi sembra che avevo chiesto anche lo shampoo, ma mi sa che mi hanno scritto che non era, insomma, almeno che lo trovo, non lo so, però sembra di no. Ok, ci siamo, poi altri prodotti per la casa. Questo è un fritto misto, non ho ancora scelto il, cioè sto registrando ma non ho ancora, non so ancora il titolo, fritto misto, non lo so, va molto questo titolo. Allora, questi sicuramente vanno per la lunga in Italia, ahia, forse c'è anche in Italia, è molto buono, anche questo va molto in Inghilterra, ed è lime e limone, sparkling lemon e lime burst, vabbè, e ha un odore pazzesco, mi piace, io l'avevo preso di un'altra marca e ho detto ma sì, proviamolo, più che altro per i bagni sopra, perché nei due bagni che ho sopra non c'è il parquet, c'è un pavimento normale, quindi ho detto vabbè, proviamo, anche in cucina non c'è calche, c'è il pavimento normale, quindi pensavo di usarlo per queste superfici, mentre per tutte le altre ho il Chif camomilla con agenti emolianti. Vabbè, poi questa sicuramente è un must in Italia, ormai tutte ne parlano, cioè tutte lo usano, la l'anatra più famosa del mondo è ok, io mi trovo benissimo con queste due cioè oggi papera più non posso, profumazioni, perché vabbè, il verde è qualcosa di spettacolare, ma anche il blu non scherza, fa rimanere un pulito, ma a parte il pulito, perché giustamente io lo uso tutti i giorni, ma un profumo nel bagno, io lo uso anche sui lavandini, lo uso nella vasca, nel sanitario e anche nei lavandini, lo lascio agire per 5-10 minuti, ragazze non potete capire il profumo che lascia quando apri la porta del bagno, cioè ti avvolge un odore di pulito come deve esserci in un bagno. Questi non li potrò mai abbandonare, cioè forever, infatti quando non li trovo, però li devo prendere perché sennò poi non è che posso rimanere senza. Come dicevo, ecco, ho preso il Lenore, ma mi sa che ne ho preso anche un altro di Lenore, ho voluto provare questo, di solito ho quello blu, il flacone grande, e ho voluto provare questo Gold. Mi sembra che in un video di una ragazza, però mi dovete perdonare, non mi ricordo, avevo visto prodotti terminati o prodotti per la casa, aveva provato il Gold e ha detto che era molto molto buono, e quindi siccome io mi fido di Vernelle, uso solo quello blu, ho detto ma sì, chi se ne frega, proviamo. Insomma. Ok, abbiamo quasi finito, giuro che abbiamo quasi finito, lo giuro.
finire in bellezza. Questi so cosa sono. Questo è Mango Sparkling, che suppongo anche in Italia ci sia, e la marca è Rubicon, sicuramente conoscete. Praticamente questi qui non mi ricordo se 6 un pound, sì, 6 di queste lattine, che sono da le classiche lattine, quindi cioè, calcolando che uno ne costa 59 p, quindi tipo 65-70 centesimi in euro, sono 330 ml come tutte le lattine, cioè, e sono ben 6, perché anche qui ce l'abbiamo. È mango sparkling, quindi frizzante. Oppela, 21 minuti, tantissimo. Ok, eccole qua, vedete? Sono buonissime. Sì, lo so, sono frizzanti, quindi non è che siano proprio, però rispetto magari a tante bibite, è comunque frutta. Vabbè, credo che questo sia tutto. Dovrò controllarmi le cose un po' per volta, perché mi pare che qualcosa non ci sia. Sicuramente avrò ricevuto un'email, qua però c'è scritto solo della L'Oreal, quindi boh, magari devo soltanto leggerlo io. Perfetto ragazzi, con Rubicon vi lascio. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, forse sono andata troppo veloce, non lo so, perché erano tante cose, quindi non mi andava di dilungarmi. Se avete domande, tutto giù nell'info box, ma la cosa più importante è fatemi sapere se questa tipologia di video vi può interessare, vi può piacere, se vi piace, se volete appunto che faccio prodotti terminati oppure altri prodotti, cioè se quando faccio la spesa, non lo so, ditemelo voi, in modo che posso portare qualcosa di nuovo nel canale, perché mi sto fermando appunto sulla collaborazione Amazon, però vabbè, insomma, quello poi... Ok, presto ci sarà anche, come avevo detto nell'altro video, spero presto, un video assaggi, so che questa tipologia va molto, e basta, ho parlato già troppo, un bacio, fate le brave e un pollice all'insù, ciao ragazze!